L'età è un parametro molto importante per valutare le potenzialità riproduttive di una coppia. Classicamente si considera l'età femminile il parametro più importante perché col passare degli anni si modificano due cose sostanziali per il concepimento. La riserva ovarica, che significa il numero di follicoli che sono contenuti nelle ovaie della donna, e la qualità genetica degli ovociti che sono contenuti all'interno dei follicoli. La riserva ovarica può essere misurata, esistono dei test ormonali, in particolare l'ormone che si chiama antimulleriano, che ci dà un'idea del numero dei follicoli contenuti nelle ovaie. Purtroppo la qualità genetica degli ovociti non è valutabile, non esistono test che ci possano dire quanto buoni o cattivi siano gli ovociti di una donna. Sappiamo però che la percentuale di ovociti normali presenti nelle ovaie normalmente cala in maniera prevedibile. Ad esempio, a 30 anni la percentuale di ovociti normali presenti nelle ovaie è di circa il 70%. Un'età di 40 anni, questa percentuale si è abbassata a non più del 50%, quindi ci sono più ovociti anomali rispetto a quelli normali. Il problema dell'età e della potenzialità riproduttiva nel maschio, nell'uomo, è sempre stato un po' sottovalutato, perché noi sappiamo che anche prima dell'introduzione della fecondazione assistita c'erano uomini che riuscivano a concepire anche in età avanzata, 70-80 anni, cosa impossibile naturalmente per una donna. Ultimamente però si è visto che nonostante si possa mantenere la potenzialità riproduttiva nell'uomo anche in età avanzata, la qualità del prodotto del concepimento, cioè del bambino che viene ottenuto, può avere dei problemi. Quindi la totale normalità del concepito può essere diminuita quando il padre è di età avanzata.